Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera, benvenuti a Pallavolè, 30 giugno, 20ª puntata, 10 e lode a una sola squadra, l'Altino Tenaglia. Complimenti per la promozione in Serie 2 femminile di pallavolo, complimentissimi, uso un superlativo atipico. Complimenti al presidente Aniello Papa, inquadrato insieme con altri due ospiti. Buonasera presidente. Buonasera e grazie. Però fatti sta barba che stai meglio. E allora faccio un salto da questo angolo a un altro, perché poi riprenderemo con chi hai a fianco, perché c'è un sindaco di mezzo, il sindaco di Altino. Buonasera e bentornato a Vincenzo Muratelli. Buonasera sindaco. Buonasera Sergio, grazie dell'invito, saluto il presidente, il mister, il capitano, insomma saluto la squadra, grazie dell'invito. Ciao sindaco. Visto che li hai citati, allora procediamo con Luca D'Amico, allenatore vincente, si ripete anche con l'Altino Tenaglia. Complimenti Luca, davvero, ci rispostiamo, eccolo qua, complimenti davvero anche a te, davvero hai compiuto un'impresa straordinaria. Grazie mille Sergio, buonasera a tutti. E allora chiudiamo in bellezza in tutti i sensi, perché la bellezza di questo successo è arrivata proprio in coda all'ultima puntata, la bellezza di queste splendide ragazze rappresentate da Martina Spicocchi, che puntualizzo dopo la gaffe clamorosa non è la capitana, anche se t'ho chiamata così e lo rivedremo anche nello speciale, è semplicemente la centrale di questa splendida famiglia della formazione dell'Altino Tenaglia. La capitana, lo diciamo a gran voce, è Silvia Costantini, per tutti Sissi, che io abbraccio volentieri. Peccato che non abbia assaporato, se non in un frangente di pochi secondi, la gioia dell'ultima presenza, però sicuramente una capitana è dappertutto e lei ne sa qualche cosa, è la regina di beach volley insieme a Monica eccetera, però la saluto con molto molto affetto e tanta stima. Poi in mezzo al campo Beatrice Meniconi, alla quale abbiamo portato fortuna, come fortuna ha portato la nostra trasmissione. Siamo tutti d'accordo, anche voi, vero? Vi abbiamo portato bene? Buonasera a tutti. Saluto Sissi per precisione, diciamo che è lei il capitano, quindi era solo una puntualizzazione. Grazie dell'invito comunque. Martina, potete alzare un po' la voce. Comunque, io ho detto che abbiamo portato fortuna anche noi con il nostro pallavolè. Ce lo riconoscete almeno, questo sì? Sì, assolutamente. Ci avete seguito sempre in tutte le partite, quindi ci avete sicuramente portato fortunissima. Bene, bene, io scherzo naturalmente, ho fatto tutto da solo. Approfitto per fare una breve dedica, un saluto speciale a Martina, che non sei tu però Martina Spicocchi, un'altra Martina segretaria non solo, per simpatia, grazia vera e tanto, tanto garbo. E allora noi proseguiamo subito, perché mi devo rubare 10 secondi, poco più, per la Sieco Service Impari d'Ortona, che si è iscritta in queste ore per il 10° anno consecutivo al campionato di A2 maschile. Dopo tanta fatica, tante difficoltà, ce l'ha fatta e questa è una bellissima notizia, per cui siete in 3 il prossimo anno in Serie A. E allora siamo sempre però in attesa di un comunicato stampa di presentazione del nuovo sponsor e non socio, attenzione, che con altri minori sponsor affiancherà la famiglia dei Lanci, che naturalmente resterà tra virgolette al comando. Citiamo comunque i nomi di chi dovrebbe essere, perché sono tante trattative, i nomi della rosa che comporrà la squadra per il prossimo anno, naturalmente con Nunzio Lanci come sempre allenatore. In attesa dei liberi di un martello forse straniero, De Paola, Bulfon, Sant'Angelo, Piazza, Fabi, Elia, Cappelletti, Del Fra sembrano i nomi più accreditati per la prossima stagione, mentre in A3 l'Abba Pineto è priva soltanto di due martelli per completare un organico di grande rispetto e di cui abbiamo più volte parlato nelle precedenti edizioni. A proposito di Impavida Ortona, altri complimenti perché l'Under 15 maschile, la cosiddetta Sieco Ortona, ma anche Polisportiva Francavilla, affiancata come sostegno persino dal Paglieta e dal Pescara 3, quindi una vera e propria famiglia. La squadra, diciamo, dell'Under 15 maschile è approdata alle finali nazionali di Albenga tra il 6 e l'8 luglio prossimi. La squadra di Gervasio Iurisci, complimenti davvero, dopo aver eliminato
società prestigiose come Perugia e Fano, che a sua volta aveva eliminato, pensate, la Lube Macerata, dunque andrà nella finale nazionale fra qualche giorno. Stringiamo il campo al regionale, l'under 15 femminile, campionato regionale vinto dalla Dannunziana, ha battuto 3-0 il Montorio Roseto, cioè la squadra del progetto volley, incetta di titoli anche in altri settori. Nel campionato territoriale l'under 19 è sempre femminile, la Dannunziana ha battuto in finale la Rabona per 3-2, l'under 17 femminile è sempre territoriale, Dannunziana batte Giulianova 3-0, veramente un'incetta di risultati. E allora torniamo all'Altino, tutto Altino fino alla fine, ripartiamo dai titoli. E quindi intanto ringrazio in anticipo il nostro Karim, che avrà un grande affare. A come Abruzzo, A come Altino, A come A2. Va bene, presidente? Benissimo, benissimo. Perfetto, tante A, non poteva starci anche il tuo nome, A che porta 2A. Altino, certo. Ma non è solo questo, ce ne sono altri. E allora, attenzione, andiamo avanti. Secondo titolo, signore e signori, in Altino Stricuori. Va bene, sindaco? Benissimo, bellissimo. Abbiamo fatto rientrare Altino. Bellissimi. Ma non basta, andiamo avanti, ce n'è un altro. Eccolo qua. Che storia hai scritto tu, squadrone rosso-blu? Martina, sei d'accordo? Sì, proprio uno squadrone. Uno squadrone. E allora torniamo al tuo presidente, perché c'è uno solo per lui, un titolo tutto suo. Sei stato tutto bello grazie a te, o Papa Agnello. Grazie, grazie Sergio. Tutto strameritato. Non solo, ma c'è anche il mister qua, eh. Perché? Vediamo il prossimo titolo. E allora si fa festa a Valle Anzuca, osannato il mister Luca. Grazie mille Sergio, grazie mille. Anche per te tutto meritato, ma chiudiamo naturalmente in super bellezza, perché è tutto dedicato alle ragazze, quindi, ma l'applauso senza fine va a tutte le stelline. Va bene Martina? Sì, perfetto. Più che giusto. Bene, tutto dedicato a voi per una data storica che non dimenticherete, anche perché è un fatto curioso. 27 giugno, meno 6 giugno, fa 21, 2021, 27 meno 6, 21, così non ve ne scorderete più. Se volete vi dico anche il santo della giornata, San Cirillo d'Alessandria. San Cirillo, mamma che squillo, ci mettiamo anche questo. Va bene? Però il santo protettore di Altino, correggimi sindaco, mi sa che è San Gilberto, sbaglio? Sì, sì, San Gilberto, anche se poi celebriamo i santi Cosme e Damiano, però il patrono di Altino è San Gilberto, sì. San Gilberto, che festeggiate a settembre? Sì, sì, a settembre. Però San Gilberto sul calendario è il 4 febbraio, se la memoria non mi inganna. Sì, sì. Va bene, va bene. E allora, ripartiamo da voi. Vi dico subito che la trasmissione in diretta, la ripresa e tutto quello che abbiamo mandato in onda, naturalmente non solo su Facebook, dove abbiamo raggiunto i 700 visualizzazioni eccetera, ma anche e soprattutto per noi in diretta sul canale 14 ha avuto un successo pazzesco di ascolti e veramente siamo molto molto contenti, soddisfatti. Io ringrazio anche il direttore di TV6 Mauro Di Pietro, che ha accettato la nostra proposta. L'idea è nata da Roberto Scaricaciottoli, ci tengo a dirlo, facciamo una diretta, ha avuto ragione, pienamente ragione. E poi dobbiamo ringraziare chi ha contribuito, tra virgolette, in primis si è impegnato proprio il sindaco qui presente, Vincenzo Muratelli, che è sempre umile, dice va bene, io ho fatto poco, invece hai fatto tanto, perché hai consentito, grazie alla presenza di due sponsor come Sima Broker e Air Moving, di realizzare questa bellissima giornata di sport, naturalmente dove il maggior contributo l'hanno dato proprio le ragazze, con una partita indimenticabile, davvero indimenticabile. Guarda Agnello, io ne ho viste tante di partite da una vita, ma una così bella proprio non me la ricordo. Complimenti. Allora, ripartiamo dal sindaco, perché credo che sia festa grande, ho detto tante cose io, adesso parlerete soltanto voi, e già qualche idea ce l'ha su come festeggiare.
Sì, Sergio, è una festa che è iniziata domenica e continua nel cuore degli altinesi e credo nel cuore dell'intero Abruzzo, perché questo successo che quelle nostre fantastiche ragazze hanno conseguito credo che insomma varchi i confini del nostro comune e abbia reso come, in qualche modo felici tutti gli amanti dello sport e tutti gli abruzzesi e anche tutti gli abitanti di questo nostro territorio sangroaventino. Sì, io voglio annunciare qui adesso all'inizio della trasmissione la volontà che ho espresso in consiglio comunale l'altra sera di conferire alla nostra squadra, alle nostre ragazze, la città onoraria qui del comune di Altino. Stiamo preparando tutto l'iter diciamo amministrativo perché questo possa presto avvenire. Mi sono già relazionato anche con il presidente. A breve comunicheremo la decisione al presidente e alla squadra, sperando che poi le nostre meravigliose ragazze possano essere tutte presenti nella serata in cui in consiglio comunale conferiremo questa cittadinanza onoraria alla squadra, alla società, alle atlete, al mister, a tutti coloro che hanno reso possibile questo miracolo, no? Di una piccola comunità, ma di una grande società, di un gruppo di donne fantastiche che io ho seguito purtroppo da lontano per queste problematiche della pandemia, ma che ho portato, come dire, nel cuore in ogni momento, in ogni pensiero, sapendo il grande sacrificio che hanno fatto, che hanno messo in campo in termini di impegno. Il talento, la forza, il cuore ci hanno consentito ecco, di vivere questo sogno fantastico. Le ringrazio tutte, ringrazio i mister, i tecnici, ringrazio il grandissimo presidente Papa perché credo che sia lui protagonista fondamentale di questa grande vittoria, alla società, agli sponsor e consentitemi di ringraziare tutte le squadre che hanno preceduto questa fantastica squadra. Io, Sergio, ti ho detto l'altro giorno, questo gruppo di ragazze meraviglioso ha completato, ha edificato su basi solide che erano quelle fondate da altre meravigliose ragazze che hanno giocato nella nostra voglia Altino nel passato e ci hanno consentito di raggiungere veramente questo risultato che è meraviglioso. Ecco, siamo ancora inebriati di questa vittoria. Bene, Presidente, sei stato chiamato in causa più volte. Io voglio anche fare un'osservazione di questo tipo. Di solito si parla sempre bene di una società. Nel caso specifico di Altino c'è tantissimo della tua volontà, Aniello, di arrivare prima o poi a raggiungere un risultato così straordinario. Perché è giusto ricordare le radici. Io cito solo due nomi simbolicamente: Simone Di Rocco, che ha costruito tanto nel Pala Silvestrina in maniera specifica, o una super capitana come questa capitana al 100% Chiara Spagnoli, che vi ha seguito sempre con affetto fino all'ultimo istante. Naturalmente entrambi si portano dietro tutto quello che è un apparato costruito nel tempo. Loro sono arrivati in semifinale, veramente un soffio dalla finale che poi è stata vinta però da chi ha ereditato questa strada aperta proprio da chi ho citato. Però Aniello, un presidente così determinato io non l'ho mai trovato. Di solito si ha l'ausilio di dirigenti, accompagnatori, eccetera, eccetera. L'hai avuto anche tu, però soprattutto è prevalsa la tua voglia di arrivare fino in fondo. Aniello, ci sei? Guarda, la mia voglia di arrivare fino in fondo lo sai benissimo, io l'ho sempre messa in evidenza. Perché avevo detto che prima o poi portavo l'Altino in Serie A e ci sono riuscito. Come ha detto il sindaco, giustamente è un lavoro fatto nel corso degli anni e quest'anno è stato l'anno giusto e ci siamo riusciti. Però i complimenti vanno a tutti quelli che hanno preceduto questa squadra, questi allenatori che hanno fatto proprio un capolavoro quest'anno. Quest'anno ricordo che nella prima parte, in una porzione del campionato, c'era Daniele Litterio sulla panchina di queste ragazze. E Luca, a proposito di allenatori, subito ti chiedo che differenza c'è tra questa promozione e quello che hai tenuto invece in Ciociaria? Questa diciamo che è stata molto più sofferta. Questa è una squadra in corsa, con una formula così particolare per i playoff, una formula così particolare per tutto il campionato, è stato molto difficile perché non si poteva programmare niente, rimandi di date delle partite, è stato molto molto complicato, quindi più sofferta e più goduta, insomma. Più sofferta e più goduta, hai ragione.
Le cose sofferte sono sempre più belle, è vero. Se potete intanto alzare la voce, perché voi siete all'esterno, siete in mezzo, non lo so, dove possiate essere. Comunque siete all'aperto, si vede anche dai capelli quelli che ancora hai. E ce n'hai tanti, Aniello. Dopo quello che è successo pensavo che non avresti avuto più nemmeno uno oggi. Piuttosto hai dormito, sì, tutto a posto. Tutto bene. Allora, la domanda inevitabile, io ti volevo con tutta la famiglia perché voglio citare la pazienza infinita di gente come Alessia, Giovanna e soprattutto Anna, la signora che ti è stata accanto in questi anni. È stato più difficile sopportare magari certe pagine non brillantissime, non estremamente positive, oppure la tua sofferenza secondo te? Anna, che merito ha avuto maggiore? Ha avuto un grosso merito. Perché sopportarmi non è facile. Cioè io sono pazzo della pallavolo, quindi ce ne siamo accorti. È molto difficile starmi dietro, quindi la sua pazienza mi dà una grossa mano. Senti, tu hai ringraziato chi dall'alto ti ha seguito e ti ha benedetto. Nella commovente intervista che rivedremo fra un po', perché Roberto Scaricaciotti l'ha fatto un capolavoro di speciale di 13 minuti che vi godrete fra qualche minuto tra interviste e immagini, queste sono quelle naturalmente della partita degli ultimi due set, ti stavo dicendo che sei stato bravo a ricordare, naturalmente a menzionare i tuoi che ti hanno seguito dall'alto, con una sola improprietà. Dovevi dire mi hanno seguito dall'altino. Vabbè. Guarda, io l'ultima semifinale che abbiamo fatto con Montale, non so se ti ricordi. Sì, come no, le modenesi. Io stavo vicino a mio padre che era in fin di vita e gli ho promesso che portavo l'altino in Serie A e ci sono riuscito. Fantastico. Martina, tu che avevi fatto le tue promesse invece? Dici io... tutta la verità, adesso ti puoi sfogare. Io ringrazio ovviamente la mia famiglia che comunque mi è sempre stata lì vicino e sempre seguito ovunque andavo. E anche per l'ultima partita ci sono stati e quindi li ringrazio tanto per questo. Allora, voi dovete ringraziare anche, a parte il, come sempre faccio, Fatio Dervisci che vi segue come scoutman, eccetera, si è fatto fotografare anche lui alla fine, lo vedremo, perché se no soltanto un nome senza corpo, e adesso c'è anche quello. Ma in modo particolare Ivano Donatelli, perché intanto lo ringrazio perché ci ha citato mille volte, il quale a un certo punto, a parte che non ha più voce, da due giorni non parla più, ma ha detto bisognerebbe, un'idea bellissima, sospendere la gara, chiamare quelli della FIFA e promuovere tutte e due le squadre. Bellissimo questo pensiero per definire una partita splendida in cui avete onorato tutte e due, Martina, questa pallavolo di Serie B1 che non sembrava una B1, a un certo punto era di una categoria assolutamente superiore. Assolutamente, perché Volta Mantovana comunque è stata, l'abbiamo diciamo un po' seguita anche durante la regular season, ma è stata una delle squadre più diciamo più ambite, e quindi diciamo giocare contro di loro è stato per noi anche uno stimolo maggiore, perché sapevamo comunque la loro forza e comunque è stato veramente divertente. Ovviamente a noi le cose facili non ci sono mai piaciute, perché l'abbiamo sempre detto con la squadra, con Luca, con il presidente, abbiamo sempre detto che a noi le cose facili non ci sono mai piaciute, e quindi giocare la finale promozione con una squadra come Volta Mantovana per noi è stato da stimolo. Luca, tu quando hai avuto la sensazione che si potesse vincere il campionato? Lungo quale percorso tu hai seguito questo, hai rincorso, giocando un po' un bisticcio di parole, questo pensiero? Dice, cioè, io ho avuto la sensazione, sì, ce la possiamo fare. Quando? C'è stato un momento? Se ti devo dire la verità, io sono arrivato il 9 marzo ad Altino, da quel giorno pensando che questa impresa potesse fare. Dallo stesso giorno, quindi quando sei arrivato, hai avuto subito questa percezione? Che cosa che ti ha ispirato? Sì, perché conoscevo la società, conoscevo il presidente, anche conoscevo la maggior parte delle ragazze,
sapevo cosa potevamo dare tutti quanti e quindi ci ho creduto da subito, se no probabilmente non avrei accettato l'offerta di Pina Dantì. E per quanto riguarda invece il presidente, cos'è che ti ha convinto che Luca avrebbe portato a termine una missione tutt'altro che semplice, e lo ha dimostrato anche la stessa finale, però hai avuto questa percezione, questa intuizione, c'è stato un momento in particolare? Ma guarda, io sono stato sempre convinto che questa squadra era una squadra fortissima e con l'arrivo di Monica lo è stato ancora di più, quindi ero convintissimo di raggiungere un ottimo risultato, che poi è stata la Serie A e ne siamo tutti contenti. Bene, allora stiamo parlando intanto della telecronaca del nostro Ivano Donatelli, che ringrazio ancora, una telecronaca estenuante, interminabile, tra l'altro molto belle anche le immagini che state vedendo e che continuerete a vedere tante volte con questi replay forniti dalla nostra regia. E, Ivano, lo ringrazio anche per la grande correttezza con cui ha salutato le avversarie virginiane, perché Mantova merita veramente tanti applausi al 100%. Sentiremo anche le parole del dell'allenatore avversario, che ha detto parole di elogio e anche, diciamo così, di stima per quanto riguarda la vostra squadra, Luca, e anche lui è stato molto corretto e molto equilibrato. E giustamente Ivano ha detto entrambe avrebbero meritato la Serie A. Siamo tutti d'accordo, Martina, tu stessa credo che convenga su questo, vero? Assolutamente sì, nel senso che anche loro avrebbero meritato come noi la finale, dopo la promozione è stata. E dopo ovviamente diciamo, la sorte ci ha messi contro, quindi una delle due squadre purtroppo non ce l'avrebbe fatta e una sì, quindi noi siamo state brave perché l'abbiamo voluta e quindi ce la siamo presa, però ci dispiace anche per l'altra squadra, ma siamo contenti per noi. Bene, ho parlato delle riprese, io ringrazio lo staff tecnico di Costefano Recanati, Gaetano Tereo, Alceo Tontodonati, gente che ha lavorato in regia e alla camera, naturalmente gli immancabili, dico io, Roberto Scaricaciottoli e Carlo Di Blasio, e tutti coloro che hanno contribuito. E a proposito di contributi, parlavo dell'iniziativa del sindaco, a cui bisogna dire veramente grazie, perché senza il suo supporto non avremmo avuto questa splendida diretta. Il sindaco Vincenzo Muratelli, Martina, poco fa ha parlato di cittadinanza onoraria. Quanto può onorare, giocando sulla stessa parola, una cosa del genere, un'iniziativa del genere, per voi ragazze, se sarete poi, quando vi chiamerà in causa, presenti? Lo so che è difficile anche dire di sì in questo momento, naturalmente la domanda la giro anche a Luca. Martina. Martina. Sarà una cosa molto bella, perché credo di riuscire a far sognare, credo di aver fatto sognare con la squadra paese, una regione, non è una cosa semplice, quindi vedremo questa cosa nel migliore dei modi, anzi voglio ringraziare il sindaco per l'idea che ha avuto, perché è una cosa molto 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 bella e credo di dire che le ragazze se lo siano meritato e quindi ringrazio ancora il sindaco per quello a cui ha pensato. Ci sarai tu, Luca, se ti convocherà il sindaco nel bel borgo di Altino? Assolutamente sì, non posso mancare. Perfetto, allora ci siamo assicurati l'allenatore, sindaco Muratelli. Vediamo un po' per le ragazze, perché non è facile metterle tutte insieme. Martina, avete già parlato di questo o è ancora presto? Ancora no, perché siamo ancora nei festeggiamenti e quindi siamo ancora nell'euforia della vittoria e quindi non ancora, però al più presto ci sentiremo e vedremo. Ringraziamo comunque anche il sindaco, ovviamente. Senti, io un'osservazione negativa però sulla squadra, mi dispiace Martina, ma la devo fare. Voi siete da due sul campo, questo sì, però ragazze siete da Serie C per il canto. Aggiustate un po' questa voce, cioè, siete un disastro. È vero, non eravamo pronti perché noi ci siamo goduti tutto all'ultimo, nel senso abbiamo
giocato e basta. Poi dopo abbiamo pensato a quello che avevamo fatto e non era niente di preparato, quindi perché pensavamo solo a voler vincere questa partita e questo campionato, perché è stato lungo e difficile e ce l'abbiamo messa veramente in tutta. Presidente Aniello, bisogna operare, intervenire con un maestro d'orchestra e di canto, perché queste ragazze vanno perfezionate in futuro, se no non le facciamo cantare, perché se no... Dobbiamo allenare anche su questo. Miglioreremo su questa situazione. Beh, ci credo, perché se no addio cittadinanza onoraria, il sindaco ci ripensa, insomma, vabbè. Comunque vi sentirete infatti. Tardi, i fatti mi daranno ragione, perché vedremo nello speciale che cosa avete combinato. Allora Martina, ripartiamo da te, però prima voglio far intervenire il sindaco. Sindaco, io sto cercando di bloccarle e di farle, diciamo, di sollecitare un po' la loro presenza. Non sarà facile. Ci proverete, magari andate a prendere una per una stanandole le proprie città? Come farete? Non sarà facile, eh? Allora io chiederò al presidente, ecco, uno sforzo anche da parte sua per cercare di portare queste fantastiche ragazze, queste donne meravigliose nel nostro piccolo borgo, nel nostro comune, per poter ricevere questo premio. Capisco che comprendo che sarà un po' difficile, però ci proveremo in tutti i modi, quindi chiederò poi aiuto al presidente, al mister, che ha già garantito la sua presenza, e questa è già una meravigliosa notizia. E quindi le proveremo tutte. Sergio, io chiaramente in quella serata ti voglio qui con noi, perché è giusto che io dica questo: se la volley alpino ha avuto anche una visibilità particolare in questi anni, il merito è tuo, ascrivilo a te, perché ci hai seguito sempre con un amore speciale, con una dedizione speciale. Domenica, quando sono venuto da te, non so se ti ricordi, eravamo un po' tutti presi, mi hai detto: chi vince il terzo set si aggiudicherà probabilmente l'incontro. Poi queste fantastiche donne ci hanno smentito, perché poi dopo il terzo set hanno fatto vedere veramente di che valore, di che livello di squadra avevamo davanti. E consentimi anche di ringraziare la sportività della squadra avversaria. Credo che il nostro successo sia valorizzato ancora di più dal valore dell'avversario, perché in campo si sono viste due squadre di assoluto livello e di categoria superiore, quindi un riconoscimento, e probabilmente sarebbe veramente giusto poter riconoscere a entrambe le squadre il salto di categoria. Lo sport purtroppo molte volte è crudele in questo senso. Noi abbiamo gioito ed è quello che ci fa felici, dall'altro lato abbiamo, insomma, anche siamo rimasti anche dispiaciuti per quello che è accaduto, la squadra avversaria, però è la legge dello sport. Ci tengo a dirti che quel pronostico è stato voluto, perché io mi conosco e so che quando dico una cosa penso il contrario. Ecco, sì, le cose. L'ho capito, Sergio, l'avevo capito quando me l'hai detto, quindi esatto. Ho detto che siamo sicuro. Sì, perché ci conosciamo. E visto che hai citato l'avversaria, allora così ho giocato un po' con la parola volta mantovana. E, presidente, ascoltami un attimo, riesci a sentirmi? Aniello, mi senti? Sì. E allora è stato, e siccome l'altra volta c'era una provocazione scritta, che sia la volta buona, ti ricordi? Nel titolo precedente della puntata di 7 giorni fa. E allora questo è il seguito. È stata davvero la volta buona. Sì, volta pagina. Una finale avvolta nell'emozione. Una alla volta, tutte hanno dato più del massimo, fino alla svolta di coda. C'era una volta la B, ora c'è solo la A. Questo a volo, così detto, giusto per onorare l'avversario, che naturalmente merita il nostro grandissimo applauso. Avversario che ha fatto molto bene la partita, Luca, è stata equilibratissima, perché dico un po' di cifre. Intanto ricordo i parziali, possiamo anche vedere dalla regia Karim, il nostro Karim che sta facendo un lavoraccio oggi straordinario. Possiamo vedere, ricordare in grafica il risultato finale. E allora io ho messo 4-2, perché è vero che ufficialmente si bisogna mettere 3-2, però in realtà avete vinto il golden set, va bene 4-2, giusto? Aniello, ci sei? Va bene 4-2? Sì, 4-2 mettiamo, che è poi la verità. E poi Altino promosso naturalmente in A2. Togliamo quello, torniamo alle immagini. Luca, con te voglio un po' ragionare. Intanto i parziali 20-25, 25-12 nettamente il secondo set. L'avete vinto, avete perso a 19 il terzo.
Avete vinto poi a 22 il quarto, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, noi andiamo adesso alle cifre. Battute errate, 11 più 1, qual più 1 significa che ne avete sbagliata una nel Golden Set, naturalmente. Loro 13 e 2, siamo lì. 9 ace, benissimo per voi, complessivamente senza ace però nel set, nel Golden Set. 4 più 2 loro, quindi 6 complessivamente. La ricezione 60 e 39, 58 e 31. Li sto leggendo a volo, tanto per far capire come siamo molto vicini. 39 in attacco, però ben 50% nel Golden Set, che significa tanto, perché vincere quel 15 a 11 nel Golden Set con 50% in attacco vuol dire, insomma, che è stato determinante l'attacco stesso. Mentre la squadra di Mantova, 35% in attacco, quindi 4% in meno, e 35 anche nel Golden Set, ben 15 di meno rispetto a voi. E la differenza l'ha fatta anche l'aspetto murario, visto che avete un sito che si chiama Muratelli, non potevate che andare forte al muro, e quindi 12 muri vincenti, muri punto più 1 contro 7 più 1. Allora, qualche elemento, qualche indizio ha fatto la differenza. Luca, attraverso queste cifre, che ne dici? Guarda, io credo che sia stata una partita molto simile a quella dell'andata. I numeri dell'andata erano veramente speculari tra di loro. Sì, è vero. Ho messo qualche errore di troppo in alcuni frangenti e siamo state molto brave a limitarli nella partita del ritorno. Come già abbiamo detto più volte, l'avversario era un avversario di altissimo livello, che ci ha messo in grossa difficoltà. Sono state bravissime le ragazze ad accusare il colpo, si può dire, i due set che abbiamo perso, ma altrettanto sono state brave a reagire i set che abbiamo vinto. Vincere sotto 2-1, tre set di fila, due tie break, tutto così tirato, i numeri contano, ma credo che sia contato molto di più il carattere. Certo, ti do ragione. Prima dello stacco pubblicitario, poi faremo la seconda parte, qualche dato numerico individuale per le ospiti. Tosi 15, Boninsegna, che mi ricorda tanto un ottimo centravanti della mia Inter, 14 punti, ma ben 8, se te lo ricordi, sicuramente te lo ricordi, solo nel terzo set, 8 su 14 solo nel terzo set. Era un martello che stava dormicchiando all'inizio, quando si è scatenata ha fatto veramente molto bene. Poi la Montani, 15 punti, molto molto brava, con 6 fast e 3 muri vincenti. Poi la Ferrarini 13 con 4 muri punto, e la Coppi 17 con 2 pipe vincenti e 2 muri punto. Per le nostre, quelle che hanno giocato sono 7 in tutto, perché compreso naturalmente il libero Mastrilli, che come sempre ha delle percentuali altissime. La Longobardi 19 punti, 15 più 4, quando dico più 4 naturalmente intendo dire il Golden Set, con ben 57% in attacco e muro punto. Meniconi 14 punti, Beatrice ottima partita, gliel'avevo detto, gliel'avevo preannunciato, 13 più 1, 55 e 39 ricezione, anche 3 ace che hanno pesato tantissimo, 38% in attacco e anche un muro. Spicocchi Martina 16 punti, anche tu una splendida prestazione con 3 ace, nessun errore in battuta, 48% in attacco, 3 muri punto e ben 4 fast vincenti. Te ne sei accorta in mezzo al campo, 4 fast non sono poche, grazie anche alla nostra Francesca Saveriano, che tra l'altro ha fatto anche 3 punti, 2 più 1 e un muro vincente. La Zingoni, Asia, 11 punti con 2 ace, 43% in attacco, 3 muri punto e 2 fast vincenti. La Monica Lestini, a cui date ormai lei da parecchio tempo, visto che è una dottoressa, 22 punti, 18 più 4, ricezione ottima, 66-41. 42 più 50 in attacco, quindi il Golden Set 50% da sola, 5 muri vincenti, 4 nella prima parte e anche un muro vincente, credo quello decisivo, nel Golden Set. Queste le cifre. Adesso c'è uno stacco pubblicitario, riprenderemo subito dopo questa pubblicità, e naturalmente noi questa sera rischiamo di sforare di qualche minuto inevitabilmente, ma abbiamo il permesso di farlo. Pubblicità. Bene, allora noi riprendiamo con il nostro Papa, al quale devo destinare una frasetta simpatica abruzzese, ma la conosci sicuramente.
Per la tua testardaggine mi è venuto in mente un verso, tra l'altro anche il mio testo della porta, ma è un modo di dire in generale: dai, dai e dai, la cipolla deve andare. La conoscevi? Ferrarini al servizio. No, hai detto di no? No. No. Hai capito che vuol dire? Non so se l'hai capita questa. Dai, sì, dai, ho capito, dai, ho insisti, la cipolla si trasforma in aio, cioè per dire quando uno, la volontà di qualcuno porta a un risultato clamoroso, però l'insistenza poi porta a certi esiti. Ho capito. L'hai capita, insomma, da buon napoletano. Perfetto, ecco, mi ha fatto pensare a questo la tua cocciutaggine nel voler raggiungere questo risultato della Serie A2, proprio così. Togli una curiosità, poi torno a Martina perché riviviamo un po' i 5/6-7. Sull'1-2, caro Presidente, hai pensato a cosa avresti detto se, adesso lo puoi dire, tanto la scaramanzia non serve più, se va a finire male, io che cosa dico? Ci hai pensato un attimo? No, rimane la delusione, però purtroppo è una finale, quindi c'è una che vince e una che perde. Abbiamo vinto noi, come ho detto prima, erano due squadre fortissime, quindi risultato aperto, potevano vincere entrambe le squadre. Abbiamo vinto noi e siamo contenti. Luca D'Amico, io non ho trovato tra i presenti una figura che secondo me è molto importante. Ho chiesto informazioni su Pierpaolo Labarba, che ha curato la preparazione. Ci tengo a dirlo perché le ragazze hanno letto fino all'ultimo istante. Adrenalina a parte, che naturalmente coinvolge in quei momenti. Però la differenza è stata secondo me anche quella, perché il Volta Mantovana ha avuto la sensazione che sia proprio anche avuto un crollo fisico nelle battute quando si era un po' più o meno sull'equilibrio. C'è stato il rush finale delle tue anche grazie a una perfetta forma fisica. È una mia sensazione o mi confermi che ho detto giusto? No, sono d'accordo. A volte ci si dimentica del lavoro che c'è oltre a quello con la palla. Tanto. Quindi ringrazio Pierpaolo per la grossa mano che ci ha dato quest'anno. Effettivamente, come dici tu, credo che l'aspetto fisico abbia contato parecchio sabato, perché il caldo, giocare 6-7 così, di un'intensità così alta, se non sei più che pronto fisicamente non ce la fai. E quindi credo che anche questo abbia giovato particolarmente più anche a noi. Quindi convieni su quello che abbiamo detto. Per quanto riguarda un'altra cosa che voglio chiederti, c'è una parola che mi piace molto e che forse si attaglia a una partita del genere: intensità. Cioè l'intensità di queste due squadre, veramente direttamente da promuoverle in A1, non in A2. Concordi con me? Intensità pazzesca e squadre sì, concentratissime. Sì, guarda, è un aspetto su cui io provo sempre in palestra, già dal riscaldamento a qualunque esercizio, diciamo, l'intensità è uno dei miei obiettivi che cerco di perseguire dall'inizio stagione. Quest'anno dall'inizio stagione non ci sono riuscito e siamo stati molto bravi a impegnarci a perseguire questa intensità che ci ha portato a questo risultato in così pochi mesi, e non è stato assolutamente facile. Spero che da casa si senta bene, perché forse tira vento e dà un po' fastidio. Ancora una cosa la voglio chiedere a te, ma anche a Martina. I recuperi, lasciamo stare gli attacchi che sono scontati, perché sennò non si vince se non si attacca e si fa punto. Però quello che mi ha colpito di più è stato il grandissimo numero di recuperi su tutti e due i campi, sia chiaro. Su ogni palla è qualcosa di fantastico. Su tutti i palloni. Sì. Anche questi si allenano, le ragazze sono molto contente, a dirti la verità, quando facciamo gli esercizi motivazionali, però anche questa è una cosa che si allena e si vede che è stata allenata da tutte e due le parti, perché nessuno di noi è in grado di accendere la lampadina su quanto si gioca. Tutto quello che viene fatto durante la gara deve essere studiato e allenato durante la settimana, perché sennò non si arriva ai risultati. Senti, la decisione di far entrare Costantini credo soltanto in una circostanza era legata al fatto che tu hai voluto che restassero in campo quelle che c'erano dall'inizio, anche per una totale concentrazione, per dare continuità alla concentrazione, perché poi si sa che quando entra
all'improvviso un altro elemento, magari c'è qualche attimo di pausa sull'uno e sull'altro fronte, sia da parte di chi entra che da parte di chi sta in campo. È così? È una mia interpretazione, forse mi sbaglio. No, sono in parte d'accordo, nel senso che poi Silvia è un giocatore che è abituata a giocare le partite che contano, l'ha dimostrato tante altre volte. È chiaro che in situazioni così riuscire ad entrare e cambiare la gara è molto difficile. Le alchimie, i meccanismi che si sono creati dentro il campo durante la partita è molto difficile spiegarli. Quindi questa è stata un po' l'idea della scelta. Luca, due curiosità ancora e poi cambio registro, anzi poi ci vedremo una clip finale del post gara al Foro Boario lì di Altino. Mi spieghi, tu sei un allenatore vincente, questo lo dico io, perché hai già vinto tanto nella tua carriera, quindi mi sembra giusto rimarcare questo particolare e lo hai ribadito, ma come fai, è un segreto secondo me, a gestire l'emozione? Sei bravissimo, non è una cosa semplice. Noi che abbiamo conosciuto Simone Di Rocco, mi viene in mente uno a caso. Sì, Simone lo conosco bene, ecco, so che le emozioni le esterna abbastanza palesemente. Insomma. Leggermente, appena, con affetto. Guarda, Simone, ti dico che effettivamente è uno dei lavori più grossi che sto facendo su me, perché tra l'altro essendo un ex giocatore non è semplice riuscire a gestire questa cosa qui. Non sempre ci riesco, ma ci sto provando e a volte mi dice fortuna e ci riesco, insomma. Sentiamo Martina. Martina, vi ha aiutato molto anche l'atteggiamento di un allenatore che ha mantenuto sempre calma anche nei momenti di difficoltà, quando eravate sull'1-2, stavate più di là che di qua, perché dovevate vincerne 3 di set, non dimentichiamo. Sì, esatto, sotto di 2-1 era veramente complicato ribaltare la situazione, ma non ti nego che io ho pensato proprio alla remontata che avrei potuto fare, quindi in quel momento ho pensato solo a quello e alla fine è andata così e è stato difficile ma bellissimo. Quindi abbiamo lavorato duramente, sempre, dal primo settembre che siamo in palestra sempre, però queste ultime settimane a maggior ragione sia a livello mentale che a livello fisico e tecnico, perché ovviamente in queste partite così importanti la cosa principale è la testa. Poi dopo la tecnica e la tattica ce l'hai, nel senso studi dall'inizio dell'anno e quindi ci lavori, ma la testa è veramente difficile da gestire in questi momenti. Certo, lavorare sulla testa è importante. Riviviamo rapidissimamente i 5-7, sia pure in modo schematico, perché tu hai giocato un ottimo primo set, non solo il primo set, ma insomma sei stata determinante quando stavate perdendo 9-11 e un 4-0 con te trascinatrice, 13-11, parlo del primo set. Dopodiché siete arrivati a 20 pari, un blackout totale, e l'avete perso a 20-25, con uno 0-5 clamoroso. Ti ricordi quel primo set? L'emozione, che è successo? Anzi, ogni tanto ci è capitato di avere questi momenti di blackout. Il segreto è cercare di marginarli il più possibile, quindi di cercare di fare almeno un punto per ruotare e cambiare qualcosa o non sbagliare, soprattutto non regalare punti inutilmente, ecco. Quindi in questi momenti ci capita, purtroppo non è facile allenarla questa cosa e quindi purtroppo, però siamo state brave a riprenderci. È vero, hai detto una cosa giusta e lo avete dimostrato nel secondo set, addirittura se avevate i postumi del primo, 20-25 con un parziale di 0-5, vi siete ripetute 0-5 un'altra volta, se tu ricordi, all'inizio del secondo set, dopodiché trascinate anche da una brava Marika in particolar modo, 5 pari, un parziale di 9-1 per un totale di 25 punti a 7. Poi è finita 25-12, insomma, nettissimo. Quindi veramente una rabbia e un carattere straordinari.
Tutto questo però poi nel terzo set è andato vanificato perché ve ne siete scese di nuovo e non c'è stata praticamente storia e hanno vinto loro 25-19 con un dominio costante. Nella quarta frazione però poi il ruggito di una squadra straordinaria che io ho detto al tuo mister ha un temperamento unico. Partite male nella quarta frazione, 3-0, dopodiché avete un parziale di 4-0 e rimontate 4-3. Dopo tornano in vantaggio loro con un 3-0 parziale, vanno a 6-4, mantengono un vantaggio diciamo così limitato fino all'8-6. Boninsegna sale in cattedra, trascina le sue fino al 16 pari, dopo però tutto quello che avete potuto fare di buono l'avete fatto fino alla fine. Quando stavate 23-22 ci avete fatto morire perché Papa non lo riconoscevo più, si girava dall'altra parte, vi assicuro perché l'ho visto io. E anche grazie a una Longobardi determinata avete vinto 25-22. Lui ha chiesto a quelli vicini ma quanto stiamo, quando gli hanno detto che abbiamo vinto il set si è rigirato e ha festeggiato. Dai, sto scherzando. Comunque il quinto set, quello poi della Tremarella, avete rischiato di perderlo perché siete andati sul 10-11 e infine avete rimontato con un parziale di 4-0 e avete concluso poi 15-11 e anche l'ultimo set dove in effetti voi avete dominato abbastanza, 4-1, 6-3, però poi vi siete fatti raggiungere da un bel attacco di Tosi fino al 6 pari. È stato un momento di scricchiolio, di difficoltà, l'unico, perché poi avete portato fino al termine il vantaggio. Quando hai capito, Martina, che stavate per vincere e per compiere l'impresa straordinaria? Sicuramente gli ultimi punti. Gli ultimi punti quando comunque si avvicinava al traguardo, era la palla in quei momenti scotta. Quindi è veramente bello. Cioè, gli ultimi punti sono stati fantastici. Io ho rivisto l'ultimo set già 5, 6, 7 volte perché volevo rivivere quelle emozioni che sono veramente indescrivibili. Se non ci sei dentro non si possono capire. Un po' l'adrenalina, l'ansia, la paura, la voglia di vincere, c'è di tutto. E quindi c'è di tutto, hai detto bene, hai ragione. Hai fuso in un minestrone un po' tutto. Aniello, quando tu hai avuto invece, presidente, la percezione che fosse veramente fatta solo sul 14-11 o nemmeno allora? No, quando abbiamo vinto il quarto set. Ah, nel quarto set già sapevi che avresti vinto. L'ho pensato, poi hai avuto questa sensazione. Ho avuto questa sensazione, sì. Dai, dici la verità, non è così, perché stavi morendo fino alla fine. Non è così. No, vabbè, quando abbiamo messo il terzo set, sì. Poi abbiamo vinto il quarto, mi sono ripreso. Poi quando abbiamo vinto il quinto, mi sono ancora ripreso. E poi ho detto, vabbè, è fatto. Beh, non ricordo chi ci fosse vicino a me, io ho detto sul 2-2 è fatta. L'ho detto in anticipo, te lo sottoscrivo. 2-2 è fatta. È finita, questa è stata l'emozione. Comunque grazie veramente Martina di averci regalato una giornata davvero indimenticabile per tutto il mondo, non solo abruzzese ma io credo nel mondo della pallavolo, perché è una partita davvero memorabile. Ci andiamo a gustare due clip di un minuto ciascuna che sono collegate. Ringrazio Ivano Donatelli che vi ha fatto delle immagini lì ad Altino, siete andati a festeggiare, c'è anche qualche stralcio di canzone, insomma questa volta ve la perdoniamo, dai, sentiamo un po'. Yeah.
Bene, avrete notato che era più decente la seconda parte, ma perché era prevalente la voce maschile. Sia chiaro, Martina, io non cambio parere. Molti tappi sono stati venduti lì fuori per le orecchie. Luca, futuro tuo, prima dell'ultima l'ultimo speciale che dedichiamo a voi, con cui concluderemo anche la trasmissione, realizzato da Roberto Scaricaciottoli, che ringrazio di cuore. Allora Luca, il tuo futuro dove lo vedi? Sta accanto a te il presidente, quindi tutto registrato. Guarda, il mio futuro sarà ad Altino, te lo posso dire. Confermato, Papa? Presidente? Sì, sì, firmato e firmato. Te l'ho detto, questo è tutto registrato, quindi poi ci siamo? Lo sai, noi non abbiamo bisogno di la parola e la parola. Basta la parola, come diceva la pubblicità. Perfetto, per quanto riguarda il tuo futuro ti devo mettere un po' in difficoltà, Presidente, perché ci sono naturalmente due cose importanti. La 2 richiede un impegno notevolissimo, quindi tu già in testa hai architettato chissà che cosa, perché lo so, ti conosco. E poi c'è la questione logistica, due sono le difficoltà da affrontare. Hai già una mezza idea, non ci dormirai le prossime notti, oppure ci puoi anticipare qualcosa? È già tutto studiato. Cosa vuoi sapere? Come? Cosa vuoi sapere? Tutto. Allora, cerchiamo di giocare a Santa Villa. Allora, organizzare una società di Serie A non sarà facile. Hai già le idee chiare in merito? Assolutamente sì. Bene, questo ci rassicura. 2, dal punto di vista logistico ancora Francavilla? Dovrebbe essere Francavilla, sì. Bene, ti metto in difficoltà totale. Luca, l'hai confermato. Per le ragazze? Martina? La squadra è già fatta. Come? La squadra è già fatta. Già è fatta, quindi sta dietro la parete che vediamo lì in legno? Sta tutta la... Sì. Una buona parte. Lo sai, siamo competenti della materia, quindi... Senti, Martina Spigocchi la devi confermare perché sta vicino a te, è uno, quindi è raccomandata e quindi ci deve stare per forza. Non lo so, Martina, non lo so. Vediamo. Vediamo, Martina l'ha messo pure in discussione. Martina Vendetta, che dice al presidente? Io ci voglio stare, no. Giusto? No, il presidente, ormai ci siamo troppo affezionati. Ci siamo? Ci siamo troppo affezionati al press. Ti piace rimanere in Abruzzo, insomma, dai? Sì, assolutamente. Ti piace più l'Altino o le tue olive ascolane? Vabbè, le olive sono le origini, quindi non posso abbandonarle, però mi sono trovata benissimo in Abruzzo, anche perché non è che sia tutta questa distanza, è abbastanza vicino. Va bene, però portaci un po' di olive, insomma, anche al buon Luca, eccetera. Giusto, già mister? Fatto. Luca già fatto. Quindi siamo rimasti a piedi soltanto noi della cronaca. Non è vero, presto. Come Ale? Agnello? Che hai detto, Agnello? Ho detto al presidente no, però. Scherzo, non scherzo. È vero. Va bene. Allora, gustiamoci quest'ultimo servizio e così chiudiamo, perché poi voglio sentire il sindaco in coda alla nostra trasmissione. Vediamoci un po' quello che è successo tra interviste e immagini di vari festeggiamenti a fine gara. Matrice Meniconi, ottima sua ricezione al centro. Martina Spigotti! E siamo 14-11! Abbiamo 3 match ball per sognare e portare l'Abruzzo in Serie A con l'Altino nelle mani di Marica Longobardi. Il primo match point riceve Cristina Coppi. Si affida a Coppi!
Una gioia, un'apoteosi, l'apoteosi, grazie, grazie, grazie a queste ragazze fantastiche. Oggi non potevamo immaginarla diversamente, più bella di queste. Onore alle ragazze e onore alla squadra avversaria, che è veramente una squadra di alto livello. Complimenti a tutti, al presidente, alla società e a queste fantastiche ragazze. Solo un presidente, solo un presidente. Aniello, come ti senti? Da impazzire oggi. Sono contentissimo e emozionato. Te lo meriti, te lo meriti. Dedico questa vittoria ai miei genitori, che mi guardano da lassù, e a tutto, alla mia famiglia, a tutto il pubblico di Altino, e a queste splendide ragazze e gli sponsor, a tutti. Hai trasmesso lo stesso spirito che hai tu dentro a queste ragazze. Grazie Sergio, è stata una battaglia contro una grande squadra, ma abbiamo dimostrato veramente di essere all'altezza. Meritiamo la Serie A, meritavano anche loro. Due squadre le più forti dei gironi, secondo me, si sono incontrate. Però è andata bene a noi come poteva andare male. Complimenti a noi, ma complimenti a loro. E lacrime più belle della tua vita. Sì, 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 sì. Grazie. Grande, grande veramente, grande la società, grande il presidente che ci ha detto. Questa squadra andiamo in Serie A quest'anno, ha detto all'inizio. Grande presidente, un grande presidentissimo. Questa squadra ha una forza fisica pazzesca. No, veramente tutta la squadra, tutti. Guarda, sono state grandissima, grandissima, veramente una bellissima partita, perché erano tutte e due punto su punto, sì, siamo felicissime per la Serie A per tutta l'Altino, per tutta questa grande società. Sono contentissima, bravissime tutte e due le squadre, perché comunque sia la Serie B ha dovuto affrontare veramente un campionato molto difficile. Complimenti a tutte e due le società. Sono contentissima per le ragazze, ma veramente viva lo sport, viva la pallavolo. Complimenti, non servono a niente, però veramente due squadre fantastiche. Peccato davvero che uno abbia dovuto dire di no. Era una finale, una vince, una perde. Come dice il buon Velasco, chi vince festeggia, chi perde spiega. Però senza presunzione penso che non abbiamo tanto da spiegare. Abbiamo da fare i complimenti ad Altino. Sapevamo che era una partita alla pari, 50-50, forse 55-45, perché si giocavano in casa il Golden Set, e così è stato. Però penso che loro hanno giocato, hanno meritato, e noi abbiamo fatto la nostra parte. Beatrice, non esagerare con l'alcol, te l'avevo detto che avresti fatto una grande partita. Grazie. È vero o no? Sì, è vero, me l'avevi detto, mi sono toccata pure, ma è vero. Adesso lo possiamo dire. Adesso lo possiamo dire che ti sei toccata pure. Certo, lo posso dire. Ormai adesso è fatta. Allora, una vittoria pazzesca, pazzesca. Veramente pazzesca. 3-2 più Golden Set, che c'è da dire. Brave noi. Applauso. Una grandissima capitana, una grandissima squadra. Complimenti a te e alle tue compagne di squadra. Grazie mille, è un sogno che si realizza. Sono 10 mesi che stiamo combattendo per questo sogno incredibile. Ancora non ci credo, ancora non ci credo, è un sogno che si realizza, bellissimo. È bellissimo! Tu almeno ti puoi fare la doccia, io no. Sì. Allora Martina, sull'1-2 ci credevate ancora? Sì, non abbiamo mai smesso di crederci, anche quando eravamo sotto, che avevamo difficoltà, ma non abbiamo mai smesso di lottare, ci abbiamo creduto sempre. Su tutti i palloni, è stato bellissimo. Tu sei stata un'autentica trascinatrice, lasciamelo dire, perché nei momenti di difficoltà è uscita fuori la tua voglia matta di portare con te le tue compagne. Grazie mille, lo volevamo a tutti i costi, quindi adesso ci aspetta che festeggiare stasera, perché veramente è un sogno bellissimo. Grande grazie squadra, mille. Grande presidente. Grazie mille, grazie al presto che ci ha creduto anche lui fino alla fine. Grazie mille, grazie a tutti. Alessia!
sei una casinara come sempre, fino grazie. In fondo, grazie. Bravissima, bravissima, tutte brave. Grazie come mille. Si fa a non dire straordinarie? Grazie, è un'emozione bellissima, soprattutto aver portato il mio Abruzzo in Serie A, è una soddisfazione grandissima, vorrei ringraziare tutti i tifosi, sia quelli presenti che a casa, che ci hanno sostenuto tutto l'anno. Mi hanno seguito in tantissimi, e abbiamo questa, dei numeri pazzeschi. Questa Serie A è anche per voi. Grazie a tutti. Un'altra Serie A e sono tre. Vuol dire molto, molto. Sono strafelice, di più anzi, perché Altino meritava questo risultato, assolutamente meritato sul campo, e per l'Abruzzo è un grandissimo risultato. Complimenti all'Altino e complimenti a tutto il nostro movimento. Dottoressa, mi scusi tanto, guardi. Salve, posso rimanere seduta? Sì, certo. Ciao. Che soggetto strano, fino alla fine, unica, veramente. Hai trascinato le tue compagne nel momento chiave. Sì, ma io volevo fare questa promozione, non c'erano trippe, invece devo vincere. Non ho mai fatto una promozione, nemmeno dalla D e la C, quindi mo che c'ho l'occasione non potevo lasciarmela. Complimenti perché hai giocato una grandissima partita. Grazie, ho avuto un attimo di defiance. Battute sbagliate un po' troppe, sì. Però, sì. Però hai recuperato dei palloni pazzeschi. Hai fatto anche 4-5 punti, veramente una partita straordinaria la tua. Diciamo che ho avuto anche un attimo di defiance nel quarto set, non sono stata troppo precisa, però sono felice di aver dato il mio contributo alla squadra. L'hai dato come contro una squadra splendida, molto 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 forte, anche fisicamente. Sì, 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 decisamente. È stata dura stasera, però ci siamo preparate veramente al meglio. Cioè io vi ho chiesto di non arrivare al Golden Set e voi siete arrivati al Golden Set. Ma noi ci alleniamo al Golden Set da un mese più o meno, quindi non potevamo non giocarcelo. Eravamo pronte. Asia Zingoni che abbraccia Luca D'Amico, il mister. Sì. Asia, è tutto merito del mister, è vero o no? Sì, sì, è bravissimo. Glielo devi dire per forza. Luca, aspetta perché ti voglio sentire. Allora Asia, dopo l'intervista che ti abbiamo fatto in TV, ha portato bene, ha portato bene a Beatrice, l'abbiamo portato bene e basta. Esatto. Ecco, ci voleva. No, vabbè, comunque si è visto che è stata una gara combattuta, perché sennò non arrivavamo a 6-7, erano due squadre di pari livello, però insomma alla lunga abbiamo vinto noi, quindi siamo più forti. Senza mezzi termini. Sì, 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 sì. Ma era difficile davvero sull'1-2 crederci, perché dovevate vincere voi 3-7 e loro ne bastava noi uno. Noi ci credevamo e poi comunque eravamo in casa nostra e per la prima volta avevamo il tifo, che è una cosa fondamentale, perché in casa tua ti aiuta un sacco. E si è visto e sentito. Sì, infatti. Luca D'Amico, quanto è stata dura vincere e soprattutto qual è stato il momento più critico? Cioè quando hai temuto di aver perso tra le mani un'opportunità come questa? Sull'1-2 o c'è stato un altro momento? Guarda, sinceramente è stata difficilissima dall'inizio alla fine. Non mi sono fatto questo tipo di problema perché so che le ragazze potevano essere brave a ribaltare in qualunque momento la partita, e l'abbiamo dimostrato per l'ennesima volta. All'andata ha funzionato per loro, al ritorno per noi. Era un'avversaria veramente scorbutica, difficile, tosta, di grande qualità, ma la differenza secondo me l'ha fatto il temperamento, che è stato determinante. Sì, sono d'accordo, perché a un certo punto le ragazze veramente non hanno più mollato su nessuna palla. A costo di buttare la palla di là di testa siamo riusciti a rigiocare sempre. Ti dico quando ci ho creduto io, sul 2-2, ho detto è fatta. Bravo. Anche un dottore ha un'anima e soprattutto un cuore per cui ti fare. Con un presente così non si poteva che essere felicissimi. Io penso che abbiamo fatto qualcosa di fantastico e quindi spero che si continui in questo modo, anche perché la società è molto sana, molto forte, e soprattutto siamo tutti quanti tifosi, e questo è l'importante. Ancora tanti punti, ma soprattutto quelli decisivi nella parte finale. All'inizio eri un po' latitante, sei cresciuta e hai dato il tuo contributo. Sì, all'inizio un po' col caldo, il pubblico per la prima volta era un po', non capivo, poi alla fine pian piano insieme a tutte, giustamente, perché siamo state squadra dall'inizio alla fine, sia quando abbiamo perso i set sia quando li abbiamo vinti, squadra in tutto e per tutto, e per questo sono molto molto contenta. Vi aspettavate di rimontare in maniera così clamorosa? Ma guarda, aspettarcelo no, però ci abbiamo messo tutto noi stesse, tutto. Qual è stato secondo te l'elemento che vi ha fatto vincere? Il carattere? Il carattere e l'unità di squadra, lo ripeterò fino alla fine, ma penso che ognuno di noi ha messo qualcosa per portarci alla vittoria.
Presidente, in Serie A 2 è andato anche Roberto con questo servizio, ti è piaciuto? Assolutamente sì, Roberto è bravissimo, lo sai, lo stimo ed è un grande. Senti, noi ci siamo prodigati, abbiamo intervistato tutti, mancava solo il cane di Francesca Saveriano da intervistare. Abbiamo intervistato noi. Ah, mi mancava, la prossima volta la inseriremo. Allora, siamo nella fase conclusiva perché siamo già in ritardo, però se mi permettete due osservazioni. La prima, sarebbe stato ancora più bello se il palazzetto fosse stato aperto a tutti, purtroppo non è andata così, sappiamo perché, che l'avremmo riempito fino all'ultimo centimetro. Provate a immaginare la scena. Due, vorrei citare rapidissimamente, mi vengono in mente Deborah Olleia, Elisa Graziani, Celeste Di Diego, Chiara Bonizio, Giovanna Papa, le ho dette tutte quelle che mancavano all'appello, sbaglio? Saltato qualcosa? Sono tutte. Mi sembra giusto citarle almeno, va bene? Giusto Martina? Hai fatto molto bene. Perché le altre le abbiamo nominate per ragioni diverse. Chiudiamo col sindaco e abbiamo concluso. Vincenzo, ti faccio tornare. Intanto, che ne pensi di questo servizio che sarà storico per la tua città? Sergio, è un servizio storico e commovente, perché sentire la parola Altino abbinata a un successo così bello, credo che insomma inorgoglisce non solo me come in qualità di sindaco, ma tutti gli altinesi, non solo quelli residenti qui, ma credo gli altinesi nel mondo e l'intero Abruzzo. Quindi veramente grazie di queste immagini che ti chiederò insomma anche per conservarle non solo nel cuore ma per poter far vedere anche in futuro. Consentimi due considerazioni, so che televisivamente ti creerò qualche problema, però ci tenevo. Intanto in questa partita ha influito tantissimo il talento delle nostre ragazze, ma credo un elemento fondamentale sia stata la tranquillità che il mister ha saputo dare alla squadra. Io in alcuni momenti ho visto il mister tranquillizzare anche la nostra panchina, quindi c'è una lucidità nella gestione che non è facile. Insomma, io ho fatto un po' di sport e capisco quanto sia complicato gestire questi momenti, quindi complimenti al mister veramente di cuore di quello che ha saputo trasmettere alle ragazze. Contemporaneamente credo che il valore aggiunto di questa squadra sia anche nella presenza di Marcella. È una donna che ha collaborato con lo staff tecnico come secondo allenatore, ma che credo abbia dato a questa squadra un valore aggiunto, quella che appartiene proprio al mondo femminile. Quindi la ringrazio anche della sua passione e dell'impegno che dedica anche per il settore giovanile della nostra volle, che è un elemento fondamentale per la vita, per il futuro, per tutto il movimento pallavolistico locale. La prima squadra sicuramente è un modello di esempio e per queste ragazze sicuramente gli esempi quest'anno non sono mancati. Poi volevo aggiungere questo dicendo che alle olive ascolane io abbinerei anche la presenza del peperone dolce di Altino, in modo tale da fare un connubio meraviglioso da poter provare anche sulle tavole. Quindi questo insomma come elemento di, diciamo così, di divertimento in questa giornata. Ti ringrazio Sergio di questo momento, di questo spazio che hai dedicato alla mia comunità, alla società, al presidente Papa, che ripeto ringrazio, e a breve ieri sera ci siamo sentiti, ci sentiremo anche su altri aspetti che vorrei insomma affrontare con lui per capire come possiamo anche come comunità, come amministrazione comunale supportare questo suo impegno e anche a riconoscimento di questo momento fantastico che la nostra comunità sta vivendo a livello regionale e nazionale. Questa partita mi ha ricordato un 4-3 di Italia-Germania e ritengo che sia un elemento che possa essere fatto guardare nelle scuole, diciamo così, di giovanili e come modello di esempio, perché è stata una partita veramente fantastica. Grazie a te Sergio ancora di tutto quello che hai dedicato alla nostra volley in questi anni, in questa giornata particolare. Anch'io cittadino onorario. Allora, per quanto riguarda la dimensione della città, non so se in Serie 2 sarà il borgo più piccolo d'Italia con gli abitanti 3.000 e rotti, se ricordo bene. Per la prossima stagione potrebbe essere un record storico anche quello. Ti do di tempo 3 anni, perché io già so quello che frulla nella testa del presidente Papa, che non ci sta dormendo da ora, e chiudo con questa promessa: siccome lui vuole andare anche oltre, ti do 3-4 anni di tempo per organizzare e per raggiungere la massima serie e costruire un palazzetto dalle tue parti, giusto? Sì. Presidente Papa, ho detto una cosa assurda? Aniello, ci sei? Non mi ha sentito.
Io ci ho provato, comunque. No, hai detto bene. Mi sì. Senti? Ah, Aniello, mi hai sentito dunque? Aniello, ci sei? Ecco, l'ho perso un po' di vista. Sergio, solo un attimo, uno spazio su questo aspetto qui. Ripeto, col Presidente ci sentiremo a breve per parlare di alcuni aspetti. Noi siamo in una fase di... Adesso si è riattivato. Aniello, scusami Vincenzo. Sì, prego, hai sentito quello che ho detto? Siamo proprio in chiusura, che è tardi? Sì, ho sentito Sergio, hai detto bene. 3-4 anni ti bastano per raggiungere la massima serie? L'anno prossimo. L'anno prossimo? Veramente. Il sindaco ha un anno di tempo. Hai un anno di tempo, Vincenzo, questa è una provocazione o altro, non lo so cosa sia, sta di fatto che ti ha dato una scadenza, quindi vedi che devi Sergio, fare. Sì, Sergio, però stare dietro al Presidente è impegnativo, perché io quest'anno avevo detto una struttura per una B1 al meglio, diciamo. Dopodiché lui fa in A2, io devo fare un palazzetto per una Champions a questo punto, perché esatto. Deve progettarla in quest'ottica qui. Grande sindaco! È bello scherzarci su. Io ringrazio il sindaco Vincenzo Muratelli, sindaco di Altino, felicissimo naturalmente, ma ancora più di lui il presidente Aniello Papa, che ha voluto fortemente questo salto di qualità, ci aveva provato nel passato, ci è riuscito nel migliore dei modi ed è stato ricompensato ampiamente. Martina Spicocchio, ti ringrazio naturalmente a nome di tutte le ragazze, ci saluti anche tu, saluti questa rubrica di Pallavolè che va in congedo, in vacanza tra virgolette, sperando che sia tutto pronto poi per l'autunno prossimo, quando ripartiremo naturalmente con un'altra edizione, sperando soprattutto di essere stati vicino a voi fino in fondo, non soltanto naturalmente a Realtà di Altino ma tutte quelle abruzzesi, come abbiamo cercato di fare dalla prima fino alla 20ª puntata. A te Luca D'Amico faccio un in bocca al lupo e soprattutto un arrivederci e grazie della tua sempre puntuale disponibilità, il che non è poco. Grazie a te Sergio, un abbraccio. Grazie mille. Un saluto a tutte le ragazze naturalmente che hanno contribuito a questa promozione, un saluto al sindaco Vincenzo Muratelli e ringrazio particolarmente Karim Finotti della parte tecnica per la realizzazione di questa puntata conclusiva numero 20 di Pallavolè. Appuntamento al prossimo autunno, grazie e ancora e complimenti all'Altino Tenaglia Volley. Grazie a tutti, buonanotte. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.